Un salto verso l'Europa. Lazio-Bologna, tredicesimo turno di Serie A. Si affrontano due squadre che in campionato sono in ottima forma. La Lazio che tra campionato e Coppa nelle ultime sette ha vinto sei partite qui all'Olimpico. Il Bologna reduce da tre successi di fila in campionato, con un occhio verso le parti altissime della classifica. Amici di ETV, buonasera da Luca Pincherle, dallo Stadio Olimpico di Roma, che rievoca dolcissimi ricordi al Bologna. Lazio-Bologna per un'altra sfida consecutiva in questo stadio. La squadra d'italiano è reduce dalla vittoria qui all'Olimpico contro la Roma prima della pausa delle nazionali, una sfida che ha ridato coraggio e soprattutto consapevolezza è una squadra che aveva bisogno di certezze, soprattutto contro le big. L'ingresso in campo di Lazio e Bologna, vedete subito il grande ex di giornata Lorenzo De Silvestri, che oggi insieme a un Bologna che vuole dare continuità dal punto di vista dei titolari vuole trascinare la squadra contro una Lazio in grande forma, prima nel girone, nella classificona, volete chiamarla un po' come vi pare, di Europa League. Intanto c'è lo splendido abbraccio tra Italiano e Baroni, ex compagni di squadra ai tempi del Verona. Un bel endorsement di Italiano prima della sfida. Questo l'inno della Serie A, o generosa. Eccole qua un po' di facce dei protagonisti, l'ultimo Luca Pellegrini scelto da titolare per l'assenza di Nuno Tavares, per completare il discorso in precedenza sul Bologna, una squadra che ha ripreso consapevolezza, fiducia e entusiasmo, non in Europa ma sicuramente in campionato, attaccata al treno delle grandi squadre che vogliono arrivare nelle prime posizioni. Tra queste c'è anche la Lazio, 25 punti in classifica, un calendario sì abbastanza abbordabile fin qui, ma tante sicurezze soprattutto a centrocampo, dove sembra aver trovato veramente una quadra importante. Dopo andremo a spulciare le formazioni, anzi lo facciamo subito perché c'è Provedelli in porta, Lazzari a destra, Chila, Romagnoli e Pellegrini appunto a sinistra per sostituire Nuno Tavares. Questo è il centrocampo che tanto bene sta facendo Guendouzi, Rovella, che si sono sfidati in Francia Italia, e Vesino con Pedrito a destra, Castellanos e il capitano Zaccagni, trascinatore assoluto di questa Lazio. Pedro che si è ripreso dopo un attacco di gastroenterite avuto in settimana, di a parte probabilmente dalla panchina, anche lui non è stato bene in questa settimana. La foto, la cartolina dei giocatori del Bologna, uno striscione lo vedete per Pedro dietro alle spalle di De Silvestri, che nel 2007 ha esordito con la maglia bianco-celeste, giocatori in assoluto nel campionato che adesso più presente. Zaccagni invece, che da capitano è riuscito a dare certezze importanti a una squadra che fa degli esterni la propria forza. C'è Rapuano ad arbitrare la gara con Teguni e Bindoni, Cosso come quarto uomo dalla sala VAR di Lissone per dare una mano, sala numero 6, ci sono Pezzuto e Maresca al VAR in caso di necessità, sperando ovviamente che non ci sia bisogno di nulla. Uno sguardo alla formazione della Bologna in campo con Ravaglia, Skorupski all'influenza non è presente, De Silvestri l'amuleto con Beuke, Malukumi e Miranda, in mezzo Pobega e Freuler, sulla tre quarti Orsolini, Otgor e Carson dopo il gol all'Olimpico, rigenerato insieme con Santiago Castro a prendersi sulle spalle il Bologna. 4 gol e 2 assist in campionato per Santi Castro, il classe 2004, che tanto bene sta facendo in questa Serie A. C'è chi si copre dal freddo perché è una serata gelida qui all'Olimpico, sperando che ci scaldino le emozioni di questa sfida. Tredicesimo turno, c'è la Lazio sul pallone, si aspetta soltanto il fischio d'inizio e poi
Tutto pronto per Lazio e Bologna. Inizia lo show con la Lazio al primo possesso. Guendouzi, Pellegrini. Zaccagni prova a ricevere con Froila, gli va a dare fastidio. Contesa la prima palla. La Lazio che torna indietro. Provedel. Guardate Odgor sulla linea di Castro, 4-2-3-1, che può diventare praticamente 4-4-2 quando si alzano in fase di non possesso i due attaccanti. Vedete i giocatori con un segno di rossetto sul viso per sensibilizzare nella giornata contro la violenza di genere. 25 di novembre, domani sarà la ricorrenza. E oggi tutta la Serie A si è unita per lanciare un importante messaggio. Provedel. Pellegrini. Si gira avanti alla ricerca di Zaccagni, De Silvestri forte su di lui. Va a rubare la palla. Eccolo Baroni, anche lui in settimana non è stato bene. Si è ripreso, sembrava avesse avuto un piccolo malore che poi si è rivelato anche per lui un attacco di gastroenterite. Fortuna, settimana un po' difficoltosa dal punto di vista dell'infermeria per la Lazio, ma tutto si è poi trovato per il meglio. Romagnoli, passaggio in avanti a cercare Zaccagni. Chila apre a destra dove c'è Lazzari, prova a chiudere il Bologna per togliere le linee di passaggio laziali. Bello lo spunto in profondità a cercare Lazzari, poi chiude Carson che avrà compiti di rientro. Carson che nell'aprile 2023, più attenti se lo ricorderanno, aveva segnato all'Olimpico nei quarti di Conference League. Fu lui il mattatore dei biancocelesti con la Z che passò il turno. In quella Z c'era anche Jens Odgor oggi in campo. Pobega prova ad andare in avanti così come il Bologna. Odgor perde il contrasto e poi Pellegrini sulla sinistra. Zaccagni, mezzo pallone a cercare Rovella, dribbling, uno sguardo in avanti, poi ancora su Zaccagni e puntare uno contro uno Orsolini. Torna indietro da Rovella, chiede spazio Pellegrini, vuole un movimento ancora da Zaccagni, Bologna si chiude tutti in area di rigore. Zaccagni alza la testa, non trova libere soluzioni e allora torna tranquillamente da Mario Chila. Guendouzi, uno sempre più importante del centrocampo della Lazio, che adesso avanza, cerca il passaggio filtrante chiuso da De Silvestri con tanto mestiere. Rovella alla ricerca del pallone, Pobega, Lazzari, tentativo intercettato, poi Miranda allontana in avanti a cercare Castro che prova ad allontanare Chila, un po' spallati i due, poi Provedel. Guendouzi, Provedel, una soluzione verticale con il rinvio lungo alla ricerca di Pedro che la mette giù bene, è stato bravo Miranda nella diagonale difensiva e poi Ravaglia ancora a giocare il pallone con lo spagnolo che cerca una soluzione verticale ma intercetta benissimo Rovella. Lazio ancora in attacco, pericoloso Rovella che fa partire il cross in mezzo verso Vesino, anticipato dall'ottima chiusura di Froiler. Sentite l'Olimpico, Vincenzo Italiano che qui due settimane fa ha vinto per 3-2 contro Roma, che successivamente ha esonerato Ivan Juric. Cercare continuità di risultati dopo averne vinte 3, questa sembra essere un'ottima chance per andare a fare la voce grossa ancora una volta contro una big. Guendouzi, Zaccagni, Romagnoli con il mancino in avanti cerca Pellegrini, deve girarsi perché c'è Orsolini che gli taglia la strada. Guendouzi
appoggio indietro verso Rovella, sempre bravo a fare da metronomo, buona la sua prestazione nazionale. Questa pausa, esordio assoluto di Niccolò Rovella, tra Genoa e Monza, e Juve ha fatto enormi passi in avanti. Provedel. Pallone sventagliato su Guendouzi. Di testa colpisce l'ex Marsiglia, poi arriva Lukumi a sbarrare la strada alla Lazio. Pallo laterale per la squadra di Baroni. Romagnoli. Pessino sventaglia il pallone in avanti alla ricerca di Zaccagni, che lo mette giù benissimo. Bravo Zaccagni, c'è anche la sovrapposizione di Pellegrini che va dentro, però Castellano schiede l'1-2. Beukema con attenzione, Pursolini cerca il sombrero. Ancora Lazio in attacco, Pellegrini, brutta la palla centrale giocata dall'ex Juve Eintracht Francoforte. Carson, una finta e poi si va da Castro. Lukumi. Pubega. Lukumi. Pokémon. Calma, prova a ripartire da Ravaglia. Più uomini offensivi nella Lazio per dare un'occhiata a chi si muove nei loro pressi, e quindi Ravaglia senza linea di passaggio, costretto ad aspettare Froila. Beukema, il pallone impreciso, recupera Pellegrini, Zaccagni, Froila prova a andargli contro, Zaccagni serie di finte, va con una bellissima apertura sulla destra per Lazzari che rientra sul sinistro, Pedro da fuori area, gli strappa il pallone Froila, poi ancora Rovella, nuovamente vittoria del contrasto da parte di Niccolò Rovella. Pellegrini, finta, op, e poi si torna indietro da Romagnoli. Rovella, finora il più attivo fin qui. Pedro prova a scucchiaiare dentro da Castellanos, che fa la sponda per il sinistro di Vecino. C'è stata forse una deviazione, forse no. Andiamo a capire qui. Una bella sponda, Vecino che carica il sinistro. No, assolutamente, una brutta coordinazione da parte del uruguaiano ex Inter, che comunque ha provato ad andare verso la porta. Prima scudetto della Lazio dopo 8 minuti. De Silvestri. Cerca Odgor in avanti. Anticipo secco, poi Orsolini prova la giocata centrale deviata da Rovella. Odgor ancora a cercare Pobega, che si è mosso in avanti sulla pressione fortissima. Pokémon mette giù. Miranda e poi Ravaglia. Molto coinvolto nel possesso, molto a suo agio Federico Ravaglia. Passaggio che non giunge a Pobega. Guendouzi. Passa Guendouzi, grande dribbling all'interno dell'area, mette fuori per Castellanos che prova a anticipare Beukema. Si è acceso per un attimo l'attacco della Lazio, poi Orsolini prova ad andare via Pellegrini, bravissimo a passargli davanti con qualità Luca Pellegrini. Romagnoli. Provedel, ex Spezia, rilancia su Castellanos che colpisce di testa, poi Lukumi, una grande personalità, riesce a sparecchiare. Miranda. Ravaglia. Largo da De Silvestri. Non cercare in avanti Jens Odgor, poi va da Orsolini, largo a destra, Orsolini, grande apertura alla ricerca di Carson, occhio perché la sua mattonella, deve puntare Lazzari, lo lascia per terra, Carson prova ad andare con un colpo di tacco, poi Pobega vede il movimento in mezzo di Miranda ma preferisce crossare lui, Guendouzi allontana, poi Castro ancora a Bologna, bravissimo Guendouzi a sporcare, a giocare verso Pedro, azione per ripartire, grande intensità dopo 10 minuti all'Olimpico, Zaccagni, pallone lungo ma ci arriva, punta De Silvestri, Zaccagni prova ad andare via in mezzo a due, poi lascia indietro un pallone buono comunque per Pedro,
Guendouzi, largo da Lazzari, carica il cross, deviato, buon posizionamento di Freuler, anzi Carson, che ha dato una mano a difendere. Odgor deve far scorrere con il destro per Orsolini, un po' di spazio per puntare Pellegrini, che guarda posizionamento dei compagni, poi va su Orsolini. Freuler con il mancino, bella palla per Carson ancora una volta per isolarlo nell'uno contro uno. Carson, serie di finte, non riesce a passare, deve tornare indietro. Pökema, Lukumi, Miranda, Freuler, un passaggio dentro, non ha spazio, allora Lukumi torna da Carson, che si abbassa bene in mezzo al campo. Pökema, da Orsolini deve puntare Luca Pellegrini. Bella palla che passa su Castro, che libera De Silvestri, azione per il Bologna molto pericolosa. De Silvestri, pallone dentro, secondo palo, anticipato Santi Castro. Adesso Lazio che può andare in avanti con Vesino, che cerca Castellanos, occhio perché lo trova, Lukumi sbaglia, tiro di Castellanos. Wow, da centrocampo ci ha provato il Tati, 5 gol in Serie A, ha cercato il sesto. Scucchiaiata di Castro, che aveva anche colpito, forse ha provato una sponda. Lukumi si è fatto prendere un po' in mezzo. Castellanos ci ha provato da distanza proibitiva. Orsolini, Odgor, la Crocheda, non riesce a passare. Il sinistro destro teorizzato da Andrea Iniesta, una delle mosse più tipiche del centrocampista spagnolo. Romagnoli, Guendouzi, occhio Pobega, riesce a intercettare con grande foga Tommaso Pobega, che va alla ricerca di tutto e di tutti. Prove del pallone che si impenna, Miranda di testa prova a mettere tutti d'accordo, Carson si fa anticipare con un fallo, bravo Jesper Carson a prendere il contatto con Guendouzi, che si arrabbia. Qui però il contatto non c'è, è stato molto furbo Carson, che è riuscito a tirare l'acqua al proprio mulino. Anche se questo chiaramente non era un fallo da fischiare, perché il contatto non c'è stato. Lukumi, Carson va a passare, a vincere un paio di contrasti, pallone poi buttato nella zona a morsa centrale dei difensori del Bologna, che con la collaborazione tra Beukema e De Silvestri recuperano la palla. Lukumi con il destro a cercare un pallone verso Odgor, che ha spazio per girarsi e mandare l'apertura nella zona di Carson, molto molto ambiziosa. Tila, ex Real, torna indietro da Provedel, senza spazio a disposizione. Mario Tila si rintana dal proprio portiere. Avanti Provedel a cercare Vesino, con la testa fa scorrere per Lazzari, che è più veloce, tocca per Castellanos. Lukumi sparecchia per evitare eventuali problemi, e alla fine fa bene, perché si stava avventando forte su di lui Castellanos. Messa con le mani di Lazzari, il titolo olimpico, e trascina la squadra. Castro fa scorrere il pallone contro Mario Chila, Castro usa la sua tecnica, poi si fa recuperare, pallone che esce, l'ultimo a toccare è un giocatore del Bologna, sarà rimessa laterale per la Lazio. Carson devia, Lukumi
contro Guendouzi, prova ad andare via, bello il sinistro in avanti a cercare l'argentino, pallone che riesce a essere fermato dal Toto Castro, che non è un particolare tipo di scommessa ma il soprannome che veniva dato a Castro da suo padre nei giovani anni del Vélez, squadra in cui è cresciuto. Provedel, guardate il 3 contro 3 offensivo del Bologna che non fa ripartire la Lazio dai propri giocatori, vengono tutti a uomo, si deve alzare anche Carson. Guendouzi controlla da lontano Froila, palla in avanti del francese, bravissimo Matteo Guendouzi a cercare Zaccagni. Adesso parte la Lazio con la velocità di Mario Chila, a destra c'è Lazzari, alza la testa, mette il cross in mezzo, bravo Miranda a chiudere, a sbarrare la strada alla Lazio. Guendouzi, Rovella cerca il pallone in avanti con il sinistro, Zaccagni ravaglia, forse c'è stato un tocco con il braccio però. Andiamo a capire magari con l'aiuto di un replay, perché qui Zaccagni ha fatto una bella conclusione, palla deviata da Froiler, sì, che sbatte sul braccio di Zaccagni, bravissimo comunque a girarsi, a calciare distinto, bravo anche Ravaglia a parare, guardate Italiano come dà indicazione ai suoi giocatori. Rubega, Ravaglia, Lucumi, Ravaglia, poi che ma controlla sulla pressione di Castellanos, deve tornare poi la classe 99, tocco in avanti su Pobega, Bökema costretto al dribbling su Vesino, bravissimo comunque a cavarsela un altro ex AZ di Alkmaar, San Bökema, bravo Carson a puntare e andare via, Carson poi appoggia un pallone pigro intercettato da Lazzari che può partire in velocità, Pobega e la strappa in scivolata, Froiler, Bökema, Odgor pressato forte da Rovella, gli dà anche un colpo Bökema, cerca il pallone dentro verso Carson, bravissimo a metterla giù, gli passa davanti Lazzari e poi c'è un fallo proprio di Jesper Carson che aveva preso bene il tempo, è stato molto intelligente qui Carson a infilarsi in mezzo alla difesa, buono anche il controllo, gli è passato benissimo davanti con il tempo giusto Manuel Lazzari. Pellegrini ferma tutto, Orsolini in avanti, la Bologna con Odgor che cerca centralmente una sponda da parte di Froiler su Orsolini che calcia da fuori, non riesce a inquadrare la porta, bravo Odgor a mettere dentro, poi Froila che si trascina dietro Rovella e Orsolini che piazza, non è riuscito a trovare il quinto gol consecutivo, ha segnati 4 di fila in Serie A, pensate meglio di lui soltanto Di Vaio, Cruz e Roberto Baggio, ovviamente Orsolini vuole iscriversi a questa speciale lista. Castellanos colpisce di testa, va in altissimo ma non c'è nessun compagno da servire.
Ravaglia, Bökema, Orsolini deve anticipare, prova a fare la lotta con Pellegrini, Orsolini, poi Odgaard a servire, torna indietro da De Silvestri, Bökema, Lukumi, cerca Carson anticipato dalla velocità di Lazzari, bravissimo a prendere il tempo, Lazzari alza la testa, cerca nuovamente verso Zaccagni il pallone, anzi verso il Tati, provato a deviare in porta. Carson è qui un po' pigro nell'andare alla ricerca del pallone, poi velocissimo Lazzari, l'ex Spal a grandi falcate, Tati Castellanos che anticipa Bökema, comunque gli è rimasto dietro, si tiene il ginocchio sinistro Castellanos. Si è rialzato, delle più belle sorprese stanno della Lazio insieme a Dia. Si riprenderà con una rimessa dal fondo, no? Rimessa laterale, Zaccagni che restituisce il pallone a Ravaglia. Lukumi, Freuler, ancora dal colombiano, fa ripassare l'azione dalle parti di Ravaglia mentre arriva il dato sui passaggi, ne ha fatti di più la Lazio in questi primi 22 minuti di gioco col Bologna, che ha provato in qualche modo a tenere il pallone, qui Ravaglia lo butta via davanti, chiedo scusa, la panchina di Baroni. Mette anche fallo De Silvestri. Tutto forte a colpire Zaccagni. Calcio di punizione per la Lazio da ottima posizione. Ci sono sia Pellegrini che Zaccagni. Uno con il destro e uno con il sinistro. C'è anche l'amministratore delegato del Bologna, Claudio Fenucci, che è di casa a Roma, lui ex della Roma, sponda giallorossa chiaramente, però nativo di queste parti. Pellegrini con il sinistro, fa partire il traversone, mette fuori Pobega che salta in avanti, Lazzari dribbling messo giù da Pobega. Cartellino giallo, il primo della partita per Tommaso Pobega che ha steso Lazzari. Sì, uno dei temi della Bologna è l'apporto dei giocatori arrivati dal mercato. Ci sono tante aspettative su Tommaso Pobega, che ha recuperato una certa condizione dopo un paio di problemi fisici. Dare struttura a un centrocampo che aspetta anche il miglior Ferguson oggi in panchina. Calcio di punizione per la squadra di Baroni, con Pellegrini e Zaccagni sempre sulla palla, solito set di saltatori dentro, con anche Hila e Guendouzi come uomini più avanzati. Si ferma Zaccagni, Pellegrini ancora per Zaccagni che scodella verso Castellanos con la schiena dei Silvestri, chiede un tocco con il braccio ai giocatori della Lazio. Sembra abbastanza esagerata questa richiesta biancoceleste. Sul petto tocca De Silvestri. Bökema spazza mentre il gioco è già ripreso. Castro deve andare a spallate contro Hila, messo giù, parte da Provedella. 25 minuti sul cronometro, risultato di 0-0 fin qui, ottima intensità da parte di entrambe le squadre, mentre qui Lazzari mette giù il pallone, chiede l'1-2 con Pedro che può girarsi e far ripartire l'azione ai propri difensori centrali.
Kila, pressato forte da Castro, bravo l'ex Real Madrid a liberarsi dell'argentino. Andare in avanti adesso la Lazio con Vecino. Pedro sulla tre quarti, cerca uno spunto. Ex Barcellona si allarga poi da Luca Pellegrini che può andare dentro con l'esterno. Servire ancora Pedro. Brutto il controllo di Pedrito. Eccolo Marco Baroni a dare indicazioni. Una Lazio che fin qui si sta ben comportando, se non ha creato proprio occasioni pulitissime da gol. Mentre Carson deve andare a lottare. Allora è giocato dentro con il mancino a servire Castellanos. Buono questo spunto di Rovella. Altati deve tornare da Guendouzi e farsi dare una mano dai suoi centrocampisti. Rovella, giro intorno, classico, e poi ancora da Castellanos che è rimasto largo sulla zona degli esterni. Pallone dentro, Lucumi allontana, poi Pobega, Pellegrini, pallone scodellato nella zona di Castellanos, allontana Lucumi e poi ancora il Tati di testa, pallone che spiove, allontanato con le brutte da Pobega che ancora una volta prova a far salire la squadra. Lazzari, Bologna tutto rintanato nella propria metà campo. Guendouzi prova ad andare in progressione il francese. Guendouzi da lì può calciare, prova a servire un compagno. Miranda copre benissimo in diagonale, poi Orsolini spazza, non arriva Castro. Partita sempre viva con pochissime interruzioni. Romagnoli da Provedel. Pedro largo da Lazzari, messo giù Manuel Lazzari, c'è fallo su di lui. Lazzari messo giù da Carson, praticamente l'ho inseguito. Devo dirgli anche qualcosa Jesper Carson. Provedel scodella su Castellanos che ha spazio e tempo per metterla giù, ma gli arriva addosso Lucumi che gliela strappa senza fallo di Cerapuano. Orsolini, Froila fa scorrere bene il pallone. Castro prova a mandare in porta qualcuno, ma c'è più vicino Odgor. Si era mosso bene Orsolini. Odgor lasciare il pallone a Riccardo Orsolini che da lì può anche calciare. Orsolini deve puntare Guendouzi, serie di finte, allarga verso Castro, c'è Carson libero. Castro col sinistro, buona conclusione. Carson ovviamente allarga le braccia perché la voleva lui. Bravo Orsolini a cercare il proprio centravanti che da centravanti non guarda nemmeno i compagni appena entrato in area. Prova subito a calciare in porta. Bravo Santi Castro che ha 4 gol in Serie A. Ovviamente vuole continuare questa bella striscia, in 2 stagioni ha segnato 5 gol a 5 squadre diverse, nessuno della sua età, 2004, 20 anni, ha fatto come lui. Provedel adesso prova ad allontanare il pallone giocato nuovamente in verticale. Rovella, pallone un po' sporcato. Guardate come alto è la Bologna quando deve andare a pressare, ci sono 5, quasi 6 uomini. Provedel. Non c'è pressione, allora Provedel può fare qualche metro in avanti, cercare un pallone un po' profondo. Miranda di testa. Belkema. Sinistro a cercare Castro in qualche modo. Provedel. Non giocato in avanti, Zaccagni tra le linee, guardate come ha cambiato posizione con Pellegrini che va ad alzarsi. Molto interessante questa trama di gioco, ma poi Pobega fa sbattere la Lazio sul suo fisico. Sarà rimessa laterale. Tra Pedro e Zaccagni hanno la qualità per andare a scambiare posizione in qualsiasi zona del campo. Ovviamente Pedro sa benissimo come comportarsi. Pressione altissima di Pobega, guardate come va quasi a prendere Provedel. Kila, Lazzari, prova ad andare via con un dribbling. Carson lo stende,
Ed è un giallo Lazzari per Jesper Karlsson. Vediamo se verrà accontentato da Rapuano. Sembra di no. Sì, Lazzari che è stato atterrato da Karlsson. Eccolo qua, classe 98. Ancora tanto da far vedere ai tifosi del Bologna, che in più di 500 sono arrivati all'Olimpico, una bellissima cornice questa domenica sera di calcio. Provedel vuole andare lunghissimo da Pellegrini, poi Castellanos spintonato da Beuke ma senza fallo. Questo fallo forse arriva ed è di Zaccagni, questo contrasto con Beuke, ma Rapuano a colloquio con Zaccagni. Stanno dicendo qualcosa i due. Quello probabilmente c'è stato. Ah sì, di reazione di Zaccagni, che prima perde la palla nel contrasto con Beuke, ma considerato non falloso. E poi muove la gamba, ma difficile sinceramente da diagnosticare questo fallo live. Baravaglia al rinvio lunghissimo. Castro, Guendouzi di testa. Beukema fa scorrere per Lucumi, che ha il pallone indietro verso Ravaglia. Miranda attaccato forte, rischia qualcosa qua Miranda. Poi Odgor in avanti, bello spunto per Froelich, che adesso può allargare il gioco da Karlsson, deve puntare uno contro uno Lazzari, Jesper Karlsson, serie di finte, attende l'arrivo di un compagno, arriva adesso Miranda, pallone messo in mezzo per il secondo palo, c'è Pellegrini, bravissimo a chiudere, allontana in qualche modo Vesino, poi Castellanos gliela ridà, gioca tutto al volo, la Lazio lo fa benissimo, Castellanos a puntare Lucumi, palla in mezzo per Guendouzi, davanti al portiere, poi Odgor, gli passa davanti ancora Guendouzi, grandissimo recupero di Jens Odgor, e poi colpo di tacco di troppo di Orsolini che regala di fatto un'altra chance alla Lazio, Zaccagni, Pellegrini fa partire il cross, Lucumi è stato bravissimo prima Odgor a negare praticamente il gol del vantaggio della Lazio, perché Guendouzi era in porta da ottima posizione. Beukema, Froel ancora da San Beukema, attaccato forte forse con un fallo di Vesino. Ecco, ma gli dice che può rialzarsi anche da solo. Anzi, sempre aggressiva, guardate qui come ha giocato bene al volo la palla per andare dall'altro lato del campo con l'inserimento centrale di Guendouzi e Odgor che gli è passato davanti e Guendouzi che non è riuscito a concludere. Dei meriti di Guendouzi certamente sì, perché poteva fare di più, ma è stato bravissimo comunque Jens Odgor a prenderlo a tutto campo. Froila, Pobega, attaccato a tornare da Beukema. De Silvestri con il tacco prova a lanciare il pallone in avanti, non c'è nessuno a seguirlo. E allora Provedel, Guendouzi, ma forte Pobega su di lui, occhio perché già munito. E Rapuano lo sa, giallo, il doppio giallo, rosso, rosso per Pobega. Ingenuità colossale dell'ex Milan, Bologna in 10 dopo 35 minuti. E l'ex compagno Provedel gli va a dare un po' di conforto, i due erano insieme allo Spezia, Pobega sa da questo sguardo di aver fatto una follia, fallo gratuito in pressione. Provedel che ha cercato Guendouzi, bravo a venire incontro, e poi Pobega entra in maniera troppo vigorosa, in zona di campo che non era assolutamente pericolosa, un intervento così a forbice da dietro
poteva anche forse essere da rosso diretto, ma Pobega era già ammonito. Allora Rapuano estrae il secondo cartellino. Pobega prima nega e poi si rende conto di aver fatto una colossale stupidaggine e Italiano reagisce così. Eh sì, dallo sguardo di Pobega si può capire perfettamente cosa stia provando in questo momento. Il senso di colpa che prova a essere spento dai compagni con varie pacche sulla spalla di Posch e di Likoyannis, abbiamo visto. E nella Lazio si riscalda Dele Bashiru. 36 minuti. Potrebbe essere una soluzione forse con Guendouzi, fare 4-2-3-1 con Dele Bashiru trequartista. Guendouzi però si è rialzato, vediamo se sarà in grado di continuare o meno la gara con Romagnoli che va a parlare con Baroni. Sconsiderato totalmente questo fallo di Pobega. Italiano che sbatte le mani contro la panchina. Lo sguardo basso di Pobega che si mette le mani nei capelli. E questo potrebbe costare tantissimo al Bologna che sarà costretto a giocare quasi un'ora di gioco, poco meno, in inferiorità numerica. Vediamo adesso come si aprirà la partita che prende un volto completamente nuovo. A 10 minuti, poco meno dalla fine del primo tempo, Lazio in 11 e Bologna in 10. Lazzari. Romagnoli. Pellegrini. Zaccagni. Romagnoli, adesso Zaccagni, guardate come si abbassa sulla linea dei difensori per prendersi la palla. Vessino attaccato da Castro, che lo manda anche a quel paese. Si riprende a giocare, no, Rapuano non aveva ancora fischiato, bisogna attendere un attimino. Bologna per ora che sembra essere 4-3-2 con Orsolini che... Sì, c'è soltanto Freuler in mezzo e Odgar che va ad aiutare Castro in avanti. Zaccagni. Guendouzi, a sinistra Pellegrini, può far partire il cross, lo fa con il sinistro secondo palo, troppo lungo. Carso lo vuole inseguire, ma arriva Lazzari. Deve puntare lo svedese. Lazzari con il sinistro rimette il pallone dentro dall'altro lato. De Silvestri di testa lontana. Orsolini, pallone spazzato. Esce dal campo, l'Italiano che continua a dare indicazioni alla sua squadra, ne avrà bisogno perché con un uomo in meno andrà a cercare di tappare più buchi possibile. Guendouzi, Pellegrini, zona cross, tagliato, Beukema lo capisce, poi sulla seconda palla c'è Castellanos alla ricerca di Zaccagni nuovamente. Guendouzi arpiona il pallone in mezzo al traffico, va Matteo Guendouzi. Una soluzione, apre il piatto, Castigiano cerca l'1-2, Froila costretto al corner ma con una grande chiusura, tutta l'intelligenza tattica di Remo Froila. Angolo per la Lazio, alla bandierina c'è Zaccagni. Alza il braccio e poi fa partire il cross profondo, Ravaglia con i pugni allontana in uscita alta Federico Ravaglia. Adesso la Lazio può premere sull'acceleratore, forse permettersi qualcosa in più anche a livello offensivo. Beukema qui era stato un po' strattonato. Rovella. Pallone in avanti, Vessino fa una finta, poi Zaccagni prova a far scorrere, ma addosso a De Silvestri. Se lo porta a spasso Zaccagni, Guendouzi. Sale nuovamente Pellegrini con il sinistro, palla morbida dentro, con il piatto Beukema allontana. Poi Vessino contende ancora, Pedro grande accancio, tecnica pura dello spagnolo. Lazzari sulla destra, prova a far partire il cross, credo proprio... Castellanos che si allarga spesso e volentieri quando Pedro viene dentro.
Guendouzi. Provedel, 41 minuti sul cronometro, dato sul possesso che è chiaramente favorevole alla Lazio per quanto abbiamo visto finora, 61-39. Miranda. Hila deve andare via la pressione forte di Odgor. Rovella. Guendouzi. La Lazio che vuole cambiare questo punteggio di 0-0 grazie a superiorità numerica, con Zaccagni dentro, palla messa dentro, Beukema allontana ancora Pellegrini, Lukumi, due centrali del Bologna salgono in cattedra per allontanare le minacce laziali. Ila, Rovella da Romagnoli, con il sinistro fa scorrere per Guendouzi davanti Orsolini, gli va a dare una mano Pellegrini, ferma la palla, poi prova a far correre Guendouzi, Beukema con il tempo giusto, spintonato da Guendouzi che poi forse lo tocca anche in maniera pesante. Guendouzi che non è di certo nuovo questo tipo di scenate. Gesto d'intesa tra lui e De Silvestri, prima sbatte fuori dal campo Beukema, poi passa sopra. Strilla dal dolore in maniera molto teatrale Beukema, poi si rialza, fortunatamente non sembra essere rimasto contuso. Animi che si calmano e Ravaglia che rinvia lungo. Romagnoli, pallone che si alza Vessino, poi Guendouzi di testa. Fallo di Miranda che è andato a prendere alto Lazzari. Sembra abbastanza giusto fischiare questo fallo. Tanto italiano come si sbraccia sulla linea del dugout, come si dice in inglese, ovvero quella laterale vicino alle panchine. Carson. Troila. Ravaglia spazza e va lunghissimo. Odgor non riesce a mettere giù. Bologna che sembra per ora pagare almeno la botta presa dell'espulsione di Pobega e l'inferiorità numerica. Rovella. Guendouzi. Pallone largo su Pellegrini, con il mancino la mette dentro ancora da Rovella che va verticale, grande idea per Zaccagni, pallone troppo lungo, non ci arriva l'ex Verona, capitano della Lazio Mattia Zaccagni. Decisivo il suo gol nell'ultima sfida contro il Monza in campionato, vinto dalla Lazio 1-0. C'è anche il presidente Claudio Rotito con un copricapo d'eccezione, molto elegante. Lunghissimo Ravaglia. De Silvestri. Beukema. Carson in mezzo al campo, riesce a vincere un contrasto, ma sbaglia il passaggio in avanti su Odgor che commette fallo. Un minuto al 45esimo, la Lazio in possesso, vediamo se ci sarà anche recupero dopo il fallo di Pobega che gli è costato l'espulsione. Lazzari. Hila. Avanti lo spagnolo a cercare una soluzione con Pedro che si stacca sempre bene a fare il trequartista, una Lazio che scambia spesso la posizione dei suoi interpreti più offensivi, come Castellanos in questo caso che con l'esterno dà una palla un po' corta a Lazzari. 20 secondi al 45esimo. Guendouzi. Hila. Bologna tutto schiacciato dietro la linea della palla. Guendouzi.
dribbling, vuole entrare in area, fa partire il cross, la mette giù Vessino che rimette dentro, Zaccagni con il tacco e poi Pellegrini arriva Orsolini a chiudere. Grande interpretazione difensiva di Riccardo Orsolini, ma la Lazio ha rischiato di andare in vantaggio. Ce sono due minuti di recupero. Bravissimo Guendouzi ad andare dentro, a mettere la palla che scorre. Vessino, tacco di Zaccagni e poi guardate Orsolini. Recupero straordinario del numero 7. Con Lucumi e Zaccagni che aveva rimesso il pallone dentro. Lucumi aveva seguito sul secondo palo per chiudere la porta. Mentre c'è il corner per la Lazio, messo dentro. Se c'è stato un tocco, non c'è stato il fischio di Rapuano. Sì, non c'è stato il fischio di Rapuano, quindi si ripeterà il calcio d'angolo. Sempre Pedro dalla bandierina con la Lazio che è andata vicinissima al gol del vantaggio. Parte lo spagnolo, ancora cross sul primo palo, Guendouzi e poi Ravaglia con i pugni ad allontanare, Pellegrini con un braccio. Era calcio di punizione per il Bologna. Genoa nello stop, Luca Pellegrini che si sta ben comportando. Pesantissimo ovviamente l'assenza di Nuno Tavares. 8 assist in Serie A, numeri folli. Ma riguardiamo nuovamente la grande chiusura di Orsolini. Rapuano che ha decretato il corner. Alla lunga, cercare Odgor di testa, pizzica il danese, poi ancora Orsolini alla ricerca di Odgor, deve puntare, bravo con la sua tecnica, poi tacco di Orsolini, anticipato da Zaccagni, ad andare in velocità Mattia Zaccagni, passa sempre Zaccagni, lo fa benissimo, mette fuori gioco De Silvestri, poi Miranda, cercare Castro, duplice fischio da parte di Rapuano, finisce il primo tempo sul risultato di 0-0. Al 35esimo però è stato espulso Pobega, superiorità numerica nella Lazio che negli ultimi 10 minuti grazie all'uomo in più ha dato tanto in attacco, è andata vicino anche al gol, strepitoso recupero di Orsolini, ma adesso si apre tutto un secondo tempo da rivivere qui tra pochissimo su ETV. Fai fermare un attimo per favore, che devo bere dell'acqua, acqua da bere, bere acqua, acqua, bere acqua. Cambia il Bologna, fuori Orsolini, dentro Moro e fuori Carson per Urbanski. Cambia anche la Lazio, c'è Gigot al posto di Romagnoli. Tre sostituzioni all'intervallo, 0-0 tra Lazio e Bologna, ma la Lazio con un uomo in più per forza di cose deve
cambiare anche un po' quelle che sono le sue idee in campo, e così il Bologna che adesso sostituisce gli esterni e inserisce due mezze ali, quindi adesso tra poco capiremo magari con i primi movimenti quale può essere l'assetto del Bologna. Odgor probabilmente vicino a Castro, tre mezze ali, ma inizia lo show del secondo tempo con Ravaglia che lancia lungo alla ricerca di Odgor, che sembra essere, sì, sembra essere 4-3-2 il Bologna in questo momento, con Froler vertice basso, Moro, Urbanski mezze ali, poi Castro e Odgor davanti. Fallo in attacco del Bologna, pallone giocato da Guendouzi, prova a distendersi biancocelesti, squadra biancoceleste con Lazzari sulla destra, e torna da Guendouzi. Gigu, Rovella, bella la verticalizzazione, cercare il pallone da Pedro che era in posizione però irregolare, buona la pescata verticale e buono anche il movimento di Pedro, perché a vedere da qui sembrava perfettamente regolare. Questo è lo sguardo abbastanza chiaro di Centro Italiano, che ha vinto due partite, un pareggio e una sconfitta contro Baroni, mentre ci sono Fabiana e Erlich che si sistemano i calzettoni, chissà che non ci sia qualche altra mossa alla panchina del Bologna. Castro a fare la lotta con Lazzari, fa partire il cross, non c'è nessuno in area a raccogliere, prova ad andare forte De Silvestri che colpisce Zaccagni, forse sarà ammonito. Questa vecchietta sul fondo schiena di Zaccagni, non sembra esserci, no, nulla giallo. Questo bilancio ben diverso di Baroni contro il Bologna. Baroni che è stato degli anni 80 anche giocatore della Bologna per un paio di stagioni, gioca a difensore centrale. Marco Baroni, ancora a terra Zaccagni per il colpo subito in precedenza. Non è stato ammonito De Silvestri, ma tant'è. A terra Zaccagni, ha subito la botta, come sappiamo tutti, almeno chi ha fatto qualche sport di contatto, quel tipo di ginocchiata particolarmente dolorosa. Ci sono Chauna, Dele, Bashiru e Isaksen, panchina alla Lazio, qualche giovane tifoso infreddolito. Sembra passo un po' più fluido, ha alzato anche la panchina Noslin, potrebbe essere un'opzione. Lazio che ha tanti esterni a disposizione, anche se Zaccagni un capitale importantissimo della squadra biancoceleste. Gigo, in grafica scorre la formazione, vede Gigo al posto di Romagnoli, forse uscito per un problema fisico, forse per stare un po' più dietro a Castro, comunque avremo aggiornamenti in seguito. Ex Marsiglia, classe 93, un bestione fisicamente, un giocatore anche piuttosto aggressivo, giocato anche con Guendouzi ai tempi di Marsiglia, che è cresciuto a Lavignon, quindi vicinissimo città di Marsiglia, tifoso dell'OM. Castro, dribbling buono, può andare a cercare Odgor, il pallone un po' pigro, poteva anche tagliare Odgor, cercare un'opzione in più. Va velocissimo Pellegrini, in uno contro uno con Zaccagni, fa partire il cross, deviazione De Silvestri che viene in tocco con il braccio, Pellegrini si ferma, prova a puntare De Silvestri nuovamente con l'esterno, poi Pellegrini, Beukema di testa, bravissimo. Guendouzi, occhio da fuori, la conclusione di Pedro deviata, Vesino ancora e poi uno contro uno di Castellanos che prova il sinistro, messo a terra Miranda, fallo del Tati Castellanos. Miranda
Haaland si è messo davanti, sì, subito il colpo dal Tati. Fischia Rapuano, si può ricominciare. Vediamo se c'è stato quel tocco con il braccio di Moro. No, sembrava attaccato al corpo, infatti non sembra ci fossero gli estremi. Roller che sorride ovviamente per il controllo di prima, con De Silvestri che si copre il volto per andare a dire qualcosa a Rapuano. No, c'è il controllo da parte del VAR. A noi dall'immagine che abbiamo visto prima, infatti non sembra esserci nulla. Rapuano ha voluto farsi dare una mano dal VAR, ma per quello che abbiamo rivisto in immagine, giusto non dare il calcio di rigore. Rinvio lungo Ravaglia quando siamo ormai dopo il 51esimo, nel 52esimo minuto, Lazio-Bologna 0-0, ricordando l'espulsione di Pobega al 35esimo. Guendouzi. Buono il pallone di Pellegrini sulla sinistra ancora per il francese, che mette nelle condizioni di correre Pellegrini. L'anticipo di Freuler, sempre con grandissima intelligenza. Rovella cerca il colpo di tacco, De Silvestri riesce a salvare il pallone, Freuler in avanti, ma c'è sempre la Lazio che schiaccia il Bologna nella propria metà campo. Lazzari prova a contendere il pallone, Castro bravissimo nel recupero, Lucumi ancora da Castro, grande giocata dell'argentino, vuole andare in avanti, prova a far salire la squadra. Miranda, Castro, altro dribbling dominante, Santiago Castro anche in inferiorità numerica riesce a rendersi utilissimo la propria squadra. Ravaglia, De Silvestri cercato in avanti, esce nelle grinfie di Luca Pellegrini. Guendouzi, Pellegrini, anzi Rovella ancora da Guendouzi, che sembra bravo ad aprirsi sulla catena di sinistra per dare una mano nella costruzione. Il giocatore, per quanto fastidioso e molesto, fase di interdizione, molto intelligente dal punto di vista tattico. Apertura dell'ex Marsiglia che cerca Lazzari. A partire il cross, Lucumi, buona lettura. Pallone allontanato, Gigot fa la lotta con Castro, rimane a terra Gigot. Poi Castro va un po' contro tutti, finisce per commettere fallo Santi Castro. Insomma, si tiene le mani sul volto. Vediamo se c'è stato un colpo effettivamente. Sembra sbracciare un po' Rovella. Qui la lotta Tomaschia con Gigot. Rovella. Scodella, il pallone per Castellanos, c'è stato forse un tocco di Beuke, ma chiede qualcosa a Castellanos. Se l'intensità del contatto sembrava essere molto leggera. Miranda, pallone uscito sul controllo sbagliato dallo spagnolo. Attacca ancora la Lazio, messo giù Castellanos, non c'è fallo, Lucumi allontana. Pallone che schizza in avanti.
No, qui assolutamente nulla. Beckham che forse sfiora Castellanos, che appena sente le mani dell'olandese si butta a terra. La fisicità di Castellanos gli permette di resistere a ben altri contatti. Si tiene anche la caviglia, non si sa per quale motivo. Uno sguardo sull'arbitro. Abbastanza fastidioso questo tipo di scene. Belle invece queste, i tifosi del Bologna che applaudono. L'italiano che chiede calma, concentrazione alla sua squadra. 55esimo minuto e 22-3 secondi. Risultato di 0-0. Ravaglia mancino avanti alla ricerca di Odgor. Gigot colpisce Odgor, poi Gigot, altra lotta in mezzo al campo. Se la cava bene il francese. Pellegrini da Zaccagni, deve puntare De Silvestri. Zaccagni lo lascia lì, poi bella la verticalizzazione, cercare Vesino, posizione regolare, Riscodella, secondo palo Castellanos, dall'illusione del gol ai tifosi della Lazio. Biancocelesti vicinissimi al gol dell'1-0, col Tati Castellanos. Bellissima palla in profondità di Zaccagni, qui ancora una volta il contatto di Gigot. Si è staccato, devo capire poi la posizione, poi salta su Miranda un po' in ritardo. Ravaglia rinvia lunghissimo, non arriva Urbanski. Miranda. Lungo Ravaglia, Odgor prova a pizzicare il pallone, Gigot torna da Provedella, Zaccagni, Guendouzi, Chila. Apertura a cercare Lazzari, un po' troppo lunga, mentre si scaldano diversi giocatori nella panchina di Bologna. Ho visto, credo, Ferguson e Dunling. Il Castellanos proprio di testa è uscito di pochissimo. Ho sfiorato il palo. E Baroni che incita i suoi, dice andiamo. Lazzari, Vesino, pallone allargato da Zaccagni, andare a puntare uno contro uno De Silvestri. Zaccagni fa partire il cross, deviazione, poi Lucumi con il piatto sinistro da Castro. Gigot lo mette a terra. Cercando di capire se questo contatto sia da giallo o meno, ma è rotto senza troppa irruenza. Fallo c'è tutto da parte di Gigot su Castro, che è sempre bravo a prendere posizione. Isaksen e Dia nella Lazio sono già sul blocco dei cambi, potrebbe stravolgersi offensivamente il volto della Lazio, ricordiamo, in superiorità numerica. Lazzari tocca il pallone, ma ci sarà prima la doppia sostituzione. Allora andiamo a vedere che cosa accadrà. Dia, recentemente guarito da quella che sembrava essere malaria diagnosticata dal team di medici del Senegal, poi scoperto essere soltanto forte febbre. Fuori Vesino e Pedro, quindi a questo punto 4-2-3-1 con Guendouzi, Rovella, Mediani, Dia trequartista, Isaksen a destra, Zaccagni a sinistra, sì, direi potrebbe essere questo il disegno, mentre Odgor prova a pizzicare il pallone allontanato dalla difesa della Lazio. Lucumi,
non in avanti, Urbanski prova a danzare, poi Miranda, dribbling, doppio, fermato da Isaksen, gliela porta via, Lazzari, Rovella, Gigo, gira il pallone, lo fa benissimo con Hila che deve avanzare, palla al piede, si è arrivati al 60° minuto, scoccato da pochi secondi. 0-0, ancora il risultato con Bökema, colpisce di testa anche Urbanski, Odgor prova a mettere giù, Odgor, grande numero, passa Odgor e poi prova da centrocampo. Tentativo bello, creativo, ma difficilissimo da realizzare, ma un numero pazzesco Odgor in mezzo al campo. Gigo, che indusivo, del resto il Bologna deve attaccarsi anche un po' a questo, con l'inferiorità numerica, a provare magari qualcosa di estremamente complicato. Dia allarga il pallone verso Lazzari, andare a puntare, poi Dia ancora la sponda su Isaksen che può far partire il cross sul secondo palo. Ravaglia fa sua con una bella uscita, Castro chiama il pallone in avanti, Bökema fa strisciare il pallone su Moro, viene colpito, Pellegrini si arrabbia. Ancora alla ricerca della palla, non riesce a metterla giù, rimane a terra Odgor, si tiene la caviglia, a vedere se c'è stato un contatto, forse dopo, perché c'è già la Lazio che riparte. Zaccagni deve andare a puntare, Zaccagni alza la testa, allarga, poi dove c'è Rovella che trova benissimo sulla fascia destra Lazzari, c'è vicino a lui Isaksen, Castro anticipa netto Gigo, brutto intervento di Gigo su Castro, e questo è giallo, giallo per Gigo. Cartellino giallo per Gigo, brutta entrata su Castro, è andato durissimo con il pestone sul attaccante che lo ha nettamente anticipato, poi vabbè qui Castro agonizza un po' troppo. Mullet di Gigo sembra essere fuori moda come i suoi interventi. C'è anche Victoria Mihailovic tra il pubblico. Ovviamente il legame tra la famiglia Mihailovic e queste due società, qualcosa di eterno, che nella prepartita ha ricordato vari vessilli e bandiere, mentre Castro è ancora a terra. Credo che sarebbe stata la partita di Siniša Mihailović. Il Castro impossessato da uno strano spirito. Barone che va con l'occhio con lo staff, provare a cambiare qualcosina, mentre qui Lucumi allunga su Castro che viene travolto da Gigo. Dargli una mano a rialzarsi. Insomma, i due stanno facendo piuttosto amicizia, questo è abbastanza evidente. Guendouzi. Rovella. Lascia lì il pallone per Hila, c'è sempre Odgor che deve fare un po' di filtro. Poi palla a sinistra da Zaccagni. Pellegrini va in fondo, Zaccagni gli aveva chiesto il passaggio, ma non è stato servito. Pallone allontanato, lo arpiona Rovella con una bella invenzione adesso sulla destra da Lazzari, pallone dentro, alla ricerca di Castellanos, poi svirgola Miranda, ancora Lazzari, altra chance per la Lazio, sulla destra con Castellanos, forse posizione regolare, Dia! 1-0 Lazio, tutto fermo però, perché c'è fuori gioco,
annullato il gol di Dia. Andiamo a capire per che cosa. Forse Castellanos al momento di ricevere il pallone sembra essere avanti, poi mette benissimo il pallone dentro e Dia, entrato da pochi minuti, aveva fatto gol. Questa è la reazione dei tifosi della Lazio, però non è valido. Castellanos dice di no, e invece è proprio lui ad essere in posizione irregolare. E infatti Rapuano conferma questa decisione. Fuori gioco, si rimane sullo 0-0, ma che squillo della Lazio che ha schiacciato tutto il Bologna. Gigo di testa, Lucumi rispazza il pallone dall'altro lato e allora Castro deve andare a proteggere. Santi Castro in mezzo a due, Castro prova a tenerla lui e ce la fa. Castro tocca ancora, gioca con grinta, Urbanski, ancora Castro, Gigo lo mette a terra e poi subisce fallo. E poi Rovella lo allontana. Qui ci deve essere un giallo per Rovella però. Gigo e Castro ancora una volta a contrasto. Gigo sembra essere terrificante, terrorizzato Santi Castro dalla figura presenza di Gigo, anche se l'argentino dà con grande entusiasmo, veemenza e carica tutte le sue energie per andare a contrasto. Rovella, Dia, Gigo, Hila, Guendouzi largo. Guardate sempre Guendouzi come va a pestare coi piedi sulla linea laterale per allargarsi. Pellegrini, Zaccagni, Dia si sfila sulla sinistra, poi cerca un cross, pallone deviato, calcio d'angolo per la Lazio, applaude il pubblico di casa. Salgono anche i centrali, Dia, Castellanos, Isaksen, anche Hila e Gigo. Con Zaccagni che fa partire il destro sul secondo palo, sfila Gigo! 1-0 per la Lazio che sblocca la partita con il difensore centrale appena entrato. 1-0, Gigo! Esulta il popolo biancoceleste che sfrutta la superiorità numerica e sfrutta anche i centimetri da palla inattiva del gigante francese. Abbracciato da tutti, anche dal suo ex compagno di squadra Guendouzi, ritrovato nella Lazio. Pugno sul cuore e un urlo liberatorio per Gigo, si sblocca il risultato e adesso per il Bologna sono problemi. Sfilato sul secondo palo dopo il colpo di testa, credo, di Dia, che ha deviato il pallone, Beukema non arriva. Gigo è bravo ad accovacciarsi sul secondo palo a colpire di testa, un gol che poteva forse fare anche di ginocchio. Cambia il risultato all'Olimpico. Primo gol in Serie A per Gigo. Arrivato quest'estate per sostituire il partente Casale, che è andato in direzione opposta verso il Bologna, che però non ha a disposizione questa serata per influenza, così come Skorupski. Rovella, Lazzari, si butta il pallone in avanti, salta Urbanski, poi torna sui suoi passi. Gigo, c'è anche Provedel che è salito per dare una mano in possesso, sfruttare anche vantaggio numerico in fase di costruzione. Guendouzi, Rovella, Gigo, Lazzari, torna centrale da Rovella. Guendouzi,
l'ex Arsenal va a servire Zaccagni, che prova a puntare De Silvestri. Zaccagni va veloce sulla sinistra, passa velocissimo, poi finisce per incartarsi sul pallone. Questa posizione precedente di Castellanos, per cui è stato annullato il gol di Boulaye Dia, che comunque appena entrato, finendo con la porta, l'aveva sentito, l'ha buttato dentro. Odgor prova a mettere giù il pallone per De Silvestri, che però non riesce ad arrivare con il tempo giusto. Provedel. Rovella. Odgor da lì può girarsi con la sua fisicità e la sua tecnica, pallone un po' corto alla ricerca di Urbanski. Benissimo, qui Bologna che poteva conservare meglio questo pallone. Guendouzi, pallone lanciato in avanti con Ravaglia che esce, fa su il pallone e lo riconsegna ai saggi piedi di De Silvestri. Moro, Froila cerca la verticalizzazione per Castro, che viene anticipato da Hila, che corre benissimo a scappare verso la sua porta. Poi riserva il pallone, Guendouzi esce bene, la Lazio qui in disimpegno. Rovella corre a sinistra, anche Luca Pellegrini che riesce a trovare Zaccagni. Zaccagni punta tutta la difesa, Zaccagni se la mette sul destro e piazza! 2-0 Lazio, segna anche Mattia Zaccagni. E adesso per il Bologna diventa un incubo. Raddoppio bianco-celeste con la classica giocata di Mattia Zaccagni, secondo gol consecutivo. Trovato lo spazio giusto e adesso la Lazio con due lunghezze di vantaggio. Tranquillizzare un finale, servire anche un po' a gestire le energie, esulta tutto l'Olimpico, bravissimo Pellegrini andare via su De Silvestri e poi Zaccagni, guardate da dove parte, dalla linea laterale in conduzione, va piano piano e piazza dove Ravaglia non può arrivare. Precisione di Mattia Zaccagni con la specialità della casa, il tiro a giro e fa 2-0. E adesso il Bologna prende le contromisure. Dentro Dallinca, mentre esce Zaccagni dalla Lazio, e Fabian. Applausi di Zaccagni che si dimostra ancora una volta decisivo in tutte le sue giocate, diventando un'icona bianco-celeste. Al suo posto Lum Chauna. Quinto gol questa stagione, fuori Froila e Odgor nel Bologna con Fabian e Dallinca subentrati. Dallinca che deve dare dei segnali in un Bologna che adesso però con due gol da recuperare dovrà fare una bella fatica. Forse ha risparmiato un po' di fiato anche Froila e Odgor in vista della sfida di mercoledì sera di Champions League, che potrete seguire dalle 20 o dalle 18.30 con i primi Sport Today. Su solo Champions, notte stellata da seguire interamente su WeTV in Bologna-Lille. Rovella, Hila, Rovella, Gigot, pallone allargato verso Lazzari.
ritorna dentro il campo, ancora Samuel Gigu. Chila, Guendouzi, Rovella, Gigo, Rovella, Dia si abbassa, adesso la Lazio ha tutto lo spazio per andare a palleggiare. C'è una Rovella, Guendouzi, pallone in profondità a cercare Lazza, riesce con il tempo giusto Ravaglia ad anticiparlo. Se Bologna deve evitare il tracollo ovviamente e cercare di riaprirla in qualche modo anche con un tocco sporco, mentre qui la Lazio va ancora in avanti con Castellanos. Miranda, pallone che si impenna, esce Ravaglia di testa per evitare brutte sorprese. Dia, Pellegrini, Dia, fa girare benissimo il pallone l'ex Villarreal. Avanti il tocco da Pellegrini che passa con una grande giocata, De Lippo può anche calciare, preferisce allargare per Isaksen, passa Isaksen a destro, ma poi Pellegrini, chiuso ancora una volta Guendouzi, si riparte con il monologo della Lazio, guardate com'è chiuso il Bologna facendo densità per zona centrale. Guendouzi, Isaksen, si deve provare a sfruttare qualsiasi tipo di ripartenza la squadra di Italiano che ha ancora una sostituzione a disposizione. Tia, Gigo, Isaksen, largo Guendouzi che ha sempre fatto praticamente l'esterno per tutta la sfida, lato corto dell'area, Guendouzi prova a metterla dentro, De Silvestri, il pallone gli sbatte addosso, Isaksen, c'è una Moro, poi in avanti da Castro, anticipato da Fila, Guendouzi, Pellegrini, Rovella, largo da Lazzari, poi Dia viene a prendersi il pallone in mezzo, Lazzari, Lucumi lo segue e poi si ricomincia da Gigò. Pallone scodellato in avanti, troppo lungo per Pellegrini che ha giocato una partita di alto livello sia in fase offensiva che difensiva, e questa è una novità perché ha sempre avuto qualche lacuna dal punto di vista difensivo, invece oggi è riuscito a reggere benissimo. Poi è ovvio, Bologna ha tolto gli esterni, non ha dovuto più patire tanto dopo 30 minuti. Tocca in avanti Ravaglia, colpisce di testa Isaksen, e Pedro parla in panchina, e questo è il volto di Italiano. Le mani dei Silvestri, Dallinga in mezzo a tre, in mezzo al traffico, non riesce a farla passare, poi Chila, Guendouzi, tira il pallone destro verso Lazzari, Gigo, Rovella, Isaksen, tutto schiacciato, sembra accennare una pressione soltanto Dallinga, mentre si è alzato dalla panchina Ulm, vedete vicino a Italiano, sarà lì probabilmente la prossima sostituzione, anzi si è già messo la maglietta. Gigo, Provedella, Rovella, Ciona prova a contendere il pallone Dallinga, Rovella lo gestisce benissimo però senza fretta. La Lazio adesso sì che sta congelando questa gara, mentre Castro ha i crampi e rimane a terra, potrebbe essere lui prescelto per la sostituzione a questo punto.
Cambio per il Bologna, fuori Santiago Castro che ha giocato una partita di altissimo livello da grande centravanti senza però fare quello che contraddistingue gli attaccanti, ovvero tirare in porta e fare gol, perché il suo è stato più lavoro sporco, spallate, sportellate per dare un'anima offensiva al Bologna che da quando ha perso gli esterni non ha creato nulla, ma anche prima non è che avesse fatto tanto. Entra al suo posto Holm, quindi adesso bisognerà capire come andrà a posizionarsi il Bologna, che sembra essere forse a 5 dietro con Holm e Miranda larghi. Adesso lo capiremo meglio questo finale di gara, che Bologna proverà timidamente a riaprire, anche se Lazio sembra in totale dominio e controllo. Ravaglia con la faccia di Castro, che deve andare a conservare un po' di energie vista della sfida contro il Lilla. Miranda, Moro, Holm, primo pallone toccato, torna indietro da De Silvestri, sì, sembra un 5-2-2 per il Bologna a questo punto, anzi 5-3-1 perché non c'è più Castro, quindi Dall'Incha da solo, sì, quindi 5-3-1 per il Bologna nel finale. Espulsione di Pobega che ha completamente compromesso la partita. Sono Bologna che fece uomini e senza esterni, non ha saputo più rendersi pericoloso. Di Silvestri, Lucumi, arriva Guendouzi in pressione, ma anche la Lazio sembra aver tolto, anzi no, il piede dell'acceleratore, ritorna in avanti la squadra di Baroni. Lazzari da Ciaunà, Ciaunà con l'esterno, strana deviazione che finisce addirittura in fallo laterale. Forse c'è stata una deviazione, perché è difficile anche con la fisica spiegare come abbia fatto questo esterno di Ciaunà a finire fin là, anzi no. Bello del calcio che a volte si vanno a sfidare anche le leggi della fisica. Silvestri, Bökema, pallone che rimbalza, poi Hila. Dall'Incha prova a pressarlo, ma si comporta benissimo Mario Hila. Gigo, che senza Castro adesso può stare bello tranquillo. Guendouzi, Ciaunà, andrà a puntare Lucumilum. Ciaunà rientra sul sinistro, Ciaunà poi prova a far scorrere il pallone sul secondo palo, che ha trovato il suo primo gol con la maglia bianco-celeste nella sfida contro il Como finita per 5-1. Adesso ha cercato di replicare con quello che è il suo tiro più efficace, non questo, il tiro a giro. Italiano chiama compattezza nella sua squadra. Zaccagni visibilmente fasciato a capire quali saranno le sue condizioni, mentre qui Miranda prova ad andare lungo a contendere la palla al suo amico Hila. I due sono stati compagni di Under 21 spagnolo, entrambi classe 2000. Miranda che ha vinto l'oro olimpico con la selezione spagnola olimpica, mentre qui viene atterrato. C'è anche un'ammonizione data da Rapuano, credo proprio per Ciaunà, per questo intervento un po' veemente, abbastanza gratuito. 2-0, insomma, superiorità numerica. Miranda sventagliata sul secondo palo, dove arriva Lucumi che prova a rimetterla dentro. Fabian è stato scavalcato e va a pressare Dia per provare a togliergli la palla, ma Dia è bravissimo ad allontanare senza trovare i compagni però. E allora possesso ancora del Bologna. Ravaglia, vediamo se c'è qualche timido approccio offensivo del Bologna, che qui getta via le ortiche. Mentre è pronto Dele Bashiru, ex Ataiaspor nigeriano, pronto a fare il proprio ingresso in campo. Dele Bashiru, che può fare qualsiasi ruolo dalla tre quarti in poi. Esce Tati Castellanos,
ha giocato una partita di sacrificio senza essere però troppo incisivo sotto porta. Ha sbagliato una grande occasione di testa, poteva segnare il suo sesto gol questa stagione in Serie A. Il suo posto fisaio Dele Bashiru. Ha subito un colpo nella sosta per le nazionali con la Nigeria al ginocchio, però anche lui è riuscito a smaltirlo. Nata ad Amburgo in Germania nel 2001, ha scelto però la nazionale nigeriana con una carriera tra giovanili del City, Sheffield Wednesday e avventura la Tiraspol in prestito con diritto di riscatto. Anche suo fratello gioca a calcio nel Watford. Tom Dele Bashiru sembra essere decisamente più esperto dei due. Possiamo parlare quanto volete della famiglia di Dele Bashiru, visto che la partita in campo sembra non dare più segnali, sembra essere già bella che è finita. Anche ci siano squilli in Bologna che vuole provare a riaprirla, ma la Lazio sembra in gestione totale della palla ormai in freezer da un quarto d'ora. Ciauna con il tacco scalcia e poi serve Gigot. Guendouzi può recuperare per un attimo Ulm, ma il Bologna la conserva solo per pochi secondi. Kila, Guendouzi, Gigo a far scorrere il pallone, chiude Miranda che si sforza per dare un po' di compattezza alla squadra, mentre Lazzari è diventato il capitano della Lazio dopo l'uscita dal campo di Zaccagni. Rimessa laterale con Guendouzi. Riceve il pallone, 87-10 al 90esimo, manca pochissimo. Guendouzi, adesso in posizione centrale dopo aver stazionato sulla sinistra per tutta la gara. Gigo si alza praticamente a fare il terzino. Guardate dov'è Pellegrini. Lazio ormai non ha più posizioni fisse, in questo finale conserva soltanto la palla. Dele Bashiru tocca il suo primo pallone, lo fa tornando indietro da Kila, ultimo baluardo, Guendouzi, Pellegrini che fa il centrale e Gigot terzino destro praticamente. Pellegrini. Rovella, Kila, Montorello con la palla però in verticale di Isaksen, Guendouzi, un allargato, Miranda, Dalinka prova a proteggerlo, torna indietro da Lukumi, pallone un po' rischioso, Lukumi allarga su De Silvestri, Olma, il tocco in avanti, la gestisce bene quel Bologna, Fabian alla ricerca di Dall'Inca anticipato da Gigot che torna poi centrale, si comporta bene il difensore francese che ha fatto la differenza nella ripresa. Poi c'è una sbaglia, Lukumi, colpo di testa, Lazzari, ancora Lukumi, Dall'Inca, da lì può calciare, Dall'Inca aspetta l'arrivo di un compagno, poi colpo di tacco abbastanza improvvisato, qui obbrobrio di gestione da parte di Teisi Dall'Inca. Non sembra se stesso, l'anno scorso fece la differenza e come nel Tolosa, l'anno prima vinse la Coppa di Francia, Bologna è diventato un oggetto misterioso, ha rilasciato un'intervista in settimana in cui ha detto fidatevi, i gol arriveranno, è quello che sperano chiaramente in casa Bologna, ha utilizzato anche la teoria del ketchup, i gol come una bella bottiglia di ketchup, la scuoti, prima non esce niente, poi a un certo punto arriva tutto insieme, ha raccontato Vincenzo Italiano, conferenza stampa, che un ex allenatore di Dall'Inca glielo continuava a ripetere. Finora però è uscito solo acqua un po' colorata di rosso, niente di più.
Pellegrini. Dia prova ad andare, anzi delle Bashiru sulla sinistra, velocissimo, mette in mezzo il cross a Lukumi, anticipa Dia, Bologna in difficoltà, adesso Moro deve partire, Holm sulla destra, Holm prova ad andare a sfondare su quella parte, Holm va velocissimo e parte, Holm lo svedese cerca un pallone dentro, messo giù. Un contatto tra Holm e Pellegrini che non abbiamo visto per questo cambio di inquadratura su una tifosa. Pellegrini spintona Holm, era abbastanza gratuita. Si stanno scaldando perché a parte che ci sono 3 minuti di recupero. Silvestro, Murbaschi, Miranda sono tutti in zona, giocatori Lazio. Queste ultime fiammate finali di una partita che è stata flemmatica negli ultimi minuti. Giallo per Holm e giallo anche per Pellegrini. Ammonito Holm questo finale, così come Pellegrini che gli è stato dietro nella corsa. Dire qualcosa a Guendouzi, tra calcio di punizione per il Bologna, con il sinistro di Miranda provare a mandare tutti dentro per un'ultimissima chance quando sono 91:30 sul cronometro. Pallone giocato corto, Moro prova il cross dentro l'area, messo fuori Ciauna, può andare in verticale, bellissima la gestione del pallone con la Lazio dentro, Lazzari tocca su Isaksen davanti al portiere, messo giù. E poi Dele Bashiru fa 3-0, non c'è il vantaggio, è gol della Lazio, punto esclamativo di Fisaio Dele Bashiru, primo gol in Serie A, e 3-0 che serra la partita. Sorrisi in casa Lazio, l'enorme delusione di Vincenzo Italiano, e getta la spugna. C'è gioia anche per Dele Bashiru, entrato da pochissimi minuti in questa azione offensiva in cui Ravaglia ha provato anche a tirare giù Isaksen per fare il possibile per evitare il gol. Bravissimo Ciauna ad andare in profondità da Lazzari, che al 93esimo ha ancora energie per scattare, poi Isaksen buttato giù, ma ovviamente per il vantaggio si può fare gol. Dele Bashiru segna a porta vuota, il più facile dei gol, che se da regolamento forse è stato visto il tocco di Ravaglia dovrebbe essere un giallo, ma opta per il buonsenso Rapuano che fischia 3 volte. 3-0 Lazio, gioia in casa biancoceleste, tutta la delusione invece nel mondo Bologna che interrompe la striscia dei risultati utili in Serie A. E da uno sguardo alla Champions di mercoledì, da seguire qui con Solo Calcio su WeTV, non ci resta che ricordarvi gli appuntamenti per evitare di andare ancora su una gara di un Bologna che dopo l'espulsione di Pobega è sparito nel secondo tempo, gol di Gigot, poi di Zaccagni con il destro a giro, e nel finale Dele Bashiru, debacle a Bologna, vince la Lazio 3-0. Grazie speciale da Luca Pincherle e alla prossima partita.